buonasera ragazzi, buonasera, ben ritrovati. Dopo una breve pausa riprendiamo questo giro di Sicilia. Ci siamo lasciati, abbiamo fatto le busiate con pesto alla Trapanese, abbiamo fatto la pasta con le sarde a Palermo. Oggi andiamo a Siracusa. Siracusa, metropoli, una delle più belle, più grandi metropoli dell'età classica, patria di Archimede, teatro greco, anfiteatro romano, vecchio di Dionisio, fonte di Aretusa, eccetera eccetera, una bellissima ortigia, terra di grandissima tradizione. Andiamo a Siracusa per proporre un piatto, al di là della potenza storica di questa città, stasera avremo un piatto popolare di quella città e di quelle zone lì. Facciamo la pasta alla siracusana. Ci vediamo tra poco. Bene, ben ritrovati. Adesso andiamo a raccontare un attimino quali sono gli elementi che compongono il piatto. Partiamo da qui, se mi segui, spieghiamo. Melanzane nostrane, cipolla rossa, aglio nostrano, prezzemolo tritato, pomodoro datterino di Pachino, peperoni già grigliati, pelati e puliti, capperi dissalati, acciughe dissalate e olive nere nostrane. Ci vediamo tra poco, ragazzi. Allora, la pasta alla siracusana, volevo dirvi, si può fare con spaghetti, fusilli, maccheroni, eccetera eccetera. Noi stasera utilizzeremo questi meravigliosi maccheroni freschi siciliani, fatti da un laboratorio siciliano che hanno una tenuta di cottura eccezionale e che secondo me sono perfetti, perfetti per tutto questo. Ok ragazzi, ho riscaldato l'olio, butto questi due pezzi d'aglio e faccio insaporire l'olio, olio nel quale tra un po' metteremo le melanzane per soffriggerle. A tra poco. L'aglio è dorato, lo togliamo perché l'olio si è già insaporito, lo mettiamo da parte e mettiamo giù le nostre melanzane. Cominciamo a soffriggerle. Diamo una bella mescolatina. E ci vediamo tra poco. Ragazzi, le melanzane stanno andando. Lasciamo andare per qualche minuto. Volevo dire che questo piatto è grandioso perché raccoglie, unisce tantissimi elementi della nostra produzione siciliana, della nostra cultura siciliana, quindi le melanzane, i peperoni, i pomodori datterini, i capperi, le olive nostrane. Insomma, questo piatto è popolare ma è ricchissimo, ricchissimo di cultura e di gusto. Ci vediamo tra poco. Allora, ragazzi, le melanzane sono pronte, adesso facciamo questo, le prendiamo, le mettiamo, scoliamo un po' d'olio, le mettiamo nella carta assorbente, ecco, così, nella carta assorbente, ci siamo. Mettiamo un pizzichino di sale, proprio un pizzichino per farlo insaporire leggermente e chiudiamo e lasciamo qui a riposare.
Va bene, ci vediamo tra poco. Mettiamo altri due mezzi spicchi d'aglio nell'olio e facciamo insaporire. Facciamo insaporire, facciamo andare. Nel frattempo buttiamo le nostre acciughine, le facciamo sciogliere. Mettiamo un po' la fiamma, le facciamo sciogliere. Aggiungiamo i nostri capperi, e li facciamo andare. Le nostre olive. Ok, facciamo andare. Ci vediamo tra pochissimo. I nostri meravigliosi sapori stanno andando. Aggiungiamo la cipolla rossa tritata e la facciamo andare. Mettiamo una piccola, aumentiamo leggermente la fiamma, piccola spruzzatina di vino bianco. Facciamo evaporare l'alcol. E ci vediamo tra poco. E allora, ragazzi, questi stanno andando alla grandissima. A questo punto buttiamo i pomodori datterini. Mettiamo i pomodori, diamo una bella mescolatina. Aumentiamo la fiamma e lasciamo andare. Ci vediamo tra poco. Allora, i pomodorini stanno andando insieme a tutto il resto degli elementi. Aumentiamo leggermente la fiamma, ci facciamo saltare. Volevo dire una cosa importantissima: la variante di questa sera è che in genere per questo piatto si utilizzano dei pomodori grossi abbastanza maturi. Io ho utilizzato dei pomodori datterini e va bene, è una questione di gusto personale. Questa è la mia variante, che non me ne vogliono, diciamo, non me ne vogliono gli amici siracusani, ma secondo me il risultato sarà comunque straordinario. In quanto amico, guarda che meraviglia, guarda che bellezza. Non vi racconto il profumo, non ve lo posso descrivere. A dopo. Allora, ragazzi, mentre i condimenti vanno, buttiamo i nostri maccheroni nell'acqua già salata, buttiamoli dentro e lasciamo andare. Questi hanno una cottura abbastanza lunga, mantengono la cottura in maniera eccezionale, per questo li utilizzo spesso. Mescoliamo e ci vediamo tra poco. Adesso, ragazzi, buttiamo i filetti di peperone qui dentro. Mescoliamo e aggiungiamo un po' di prezzemolo tritato, un po' di peperoncino in polvere, un pizzichino di pepe nero e mescoliamo. Nel frattempo la pasta sta andando, è meraviglia, e ci vediamo tra pochissimo.
ragazzi, la pasta sta andando, tra un po' la butteremo nel condimento. Volevo, se mi inquadri, volevo dire che stasera impiatterò in questo piatto. Questo piatto ha una storia. Ringrazio Giusy e Rosario. Questo per loro è un ricordo straordinario. Ci hanno omaggiato di questi loro piatti. Adesso non sto a raccontarvi la storia, però impiatteremo qui e quindi il piatto si arricchirà di romanticismo e di sensazioni meravigliose. Ragazzi, allora ho appena buttato la pasta nel condimento, do una piccola mescolatina, aggiungo un po' d'acqua di cottura. E vado a saltare. Aggiungiamo un altro po' di prezzemolo e dopo aggiungeremo l'ultimo elemento. Facciamola saltare, ci vediamo tra poco. Allora, ragazzi, la pasta è pronta. Ho preso 4 foglie di basilico dalla mia pianta, le rompo con le mani, spezzo con le mani, le metto dentro, ok, così, in questo modo, grossolanamente, ci siamo, diamo un'altra piccola mescolatina. E tra un istante siamo pronti per l'impiattamento. A tra pochissimo. Ragazzi, la pasta sta andando, ravagliamo. Meraviglia delle meraviglie. Aggiungiamo l'elemento di prima, aggiungiamo le melanzane. Mescolatina. Travagliata. Ok, lasciamo andare per qualche altro istante e poi ci prepariamo per l'impiattamento. Guardate che meraviglia, guardate. Ok ragazzi, ci siamo. Siamo pronti per impiattare questa meraviglia. E in questo meraviglioso piatto, guardate, straordinario. Aggiungiamo un altro pochino di prezzemolo fresco, tritato leggermente, e il piatto è pronto. Dedico questo piatto stasera a una mia amica che si chiama Valentina, che mi segue con affetto e alla quale voglio molto bene e che spero di rincontrare presto. Valentina è mia amica di Bronte, lei sa di chi sto parlando, tutti sanno. Un bacio a tutti ragazzi, un bacio a tutti e ci vediamo presto. E adesso io vado a gustare questa meraviglia.